Allora, Eugenio, andiamo a fare fuori un po' di vampiri? Succhia terra, eccoti qua. Cosa? Questa è la stazione ferroviaria! Nessuno mi ha mai detto che c'era qualcosa del genere a Nuova Wirral! Lo so, particolare, vero? Dov'è il succhiaterra? Eccola qua, signora, salve! Da quando il sangue è rincarato non c'è stata tutta questa corsa all'acquisto immobiliare. Veda lei. 27. Ok, si può fare, si può fare. Aia! Che male! Ah! Giusto, mi ero dimenticato Eugenio, ti ho dato un conostaccio, devo rimediare. Mi ero dimenticato di questo piccolo dettaglio che per prenderci Robin Dam gli avevo messo una cagata. Oh, partenza programmata, allora funziona anche se lo metto in campo, ottimo. Io pensavo andassi solamente a inizio battaglia, non anche se lo mettevo in campo, meglio. Allora la nostra strategia può essere incredibile. La popolazione di Nuova Wirral continua a crescere, ma nessuno ha pensato di costruire una nuova casa. È una situazione perfetta. Certo, per i succhiasangue come voi. Allora, Robin Dam è fin troppo utile per darlo ad Eugenio in generale. Però forse per questo momento è meglio equipaggiarglielo, visto che comunque è il suo mostro e gli dà anche un bonus. Che tra l'altro, come dicevo, contro Kuneko, se avessimo avuto la Sfinge e un mostro di plastica tipo Robin Dam, contro il Cosmico ci saremmo stati l'inferno, non ci avrebbe mai potuto toccare. I succhi a terra sono qui per aiutare Nuova Wirral a diventare una nazione sviluppata. Il primo passo è la creazione di una moneta. E in questo momento la soluzione più popolare tra i succhi a terra è legarla al valore dell'anima, una risorsa estremamente scarsa dalle nostre parti. Se vuoi puoi depositare la tua anima presso di noi con un valore legale. Certo, guarda subito. Cosa c'hai in serbo? Un vampostore. Sette meraviglie. Pium! Madonna mia. Grazie a questa cacchio di abilità è la fine per i nemici. L'economia fondata su favori e baratto di Nuova Wirral è pittoresca, ma è destinata a non durare. Dopotutto, che senso ha se la classe dominante non può stampare quadrilioni di favori per nulla? Mettiamo ecolocazione prima di partenza programmata. Quindi, di conseguenza, dovrebbe essere ecolocazione, partenza, partenza casuale. Ecco, fatto, grazie ancora una volta e siamo sopra. Ehi là! Come potenziali inquilini è nel vostro interesse rimanere nei buoni rapporti con l'associazione di Succhiaterra. Non volete che vi cacciamo dalle vostre case, vero? Se pensate di poter sottrarre qualcosa a noi, forse è il caso che rivalutiate la situazione. A che livello saranno? 28, facile. Ok. Ecolocazione parte per prima e poi partenza casuale. Esattamente come avevo previsto. Ottimo, così possiamo doppio sputare e tu colpisci lui. Kabu! Bastardo. Ci fa perdere il turno. Ah no, non ci ha fatto perdere il turno. Ottimo. Kabu. No, niente. Mi dispiace, non è andata a buon fine. Ok, ne hai altri. Aia. Colpo preventivo. Però stella cadente. Vediamo spaccamattoni se riesce. Come penso. Ok, è confuso. Dai che gli manca poco per crepare questo. Speriamo che siamo più veloci con Robin Dam. Perfetto. E uno è andato così. Ah, tutti e due, meglio. Qualcuno sale di livello? Solamente il pedone? Peccato. Alright. Ok, ottimo lavoro. Può darsi che questi parassiti inizieranno a capire con chi hanno a che fare. Bravo Eugenio. Prossima destinazione, Succhiaterra, nelle parti autunnali. E poi qua sopra anche, d'accordo, possiamo proseguire due volte di fila. Però mi devo ricordare di allenarli, i nostri compagni. Ogni tanto dovrei fare un po' di allenamento con tutti, perché sennò aumentiamo solamente uno e gli altri non vanno avanti e quando ci servono sono troppo indietro. Colpo preventivo? Grande. Però lui ci diventa inutile nel caso di cattura di qualcuno. Palla finita prima di... Vinci una battaglia prima che inizi. Ho vinto anche un trofeo per questo, pensa un po'. Comunque, eccola qua. Fermo. Ma sai che ti dico? Scendiamo giù. Così combattiamo anche con lei, sono punti esperienza, no? Niente soldi, niente problema. Offriamo un finanziamento al tasso vantaggioso del 10.000% anno. Non è tanto distante dalla verità. No, non è vero. Madonna mia. Veramente prima ancora che inizia la battaglia. Oh Gesù, che esagerazione.
L'abbiamo buildato perfetto ora. È buildato perfetto. Perfetto. Maledizione. Nuova Virra non è una valuta, quindi non c'è ancora modo per estinguerlo. Nel frattempo, però, gli interessi continueranno ad accumularsi. È una truffa perfetta. Ok, il pesciolino si evolve, vediamo come diventa. È uno street shark in armatura. Il Vasqualo. Bellino, mi piace. Sono curioso di vedere, uno, come si evolve lui, ma soprattutto di vedere come va avanti lei. E oltre a lei, mi piacerebbe vedere come si evolve anche lui. Lui potrebbe essere buono. Stavo pensando, se trovassimo ecolocazione anche per lui, e se gli va, un doppio colpo di colpo alla testa con ecolocazione potrebbe essere una gran bella idea. No, e invece funziona. Ottimo, ottimo, ottimo. Certo, per avere il full di questi devi aspettare probabilmente riutilizzarlo ecolocazione. Però, se togliessimo stella cadente, avremmo il 50% di possibilità che si attivi o sputo o sette meraviglie. Nel peggiore dei casi ecolocazione. Ok, prima di andare da loro, ci prendiamo questo. Ecco qua, shortcut. E metal rift metal. Colpisce un'intera squadra, diventa un attacco di tipo aria, se assegnato a un mostro di tipo metallo. Scusate l'intrusione. Voi giovani siete troppo miopi, non apprezzate l'opportunità di investimento che potremmo offrirvi? Direi proprio di no. Quindi, ecolocazione. Sette meraviglie? No, peccato. Vabbè, allora vi sputo. Tanto per i livelli che ci hanno questi qua, li facciamo proprio facili facili ora come ora. Anzi, forse in realtà è una missione anche fin troppo indietro già quanto siamo. Ma è comunque divertente vederli morire così facile. Vediamo. Ok, morti tutti e due. Avranno un altro mostro? Sì, hanno un altro mostro. Dovevo attaccare il primo, mi sa. Ok, mi sa che tutti quanti succhiaterra hanno questi mostri qui, sai? Per fortuna che siamo, come dicevo, avanti di livello, quindi... mi spiace, è troppo resistente. Porca miseria. Che manata. Vabbè che 200 di attacco... di attacco a distanza è tanto per uno così, eh. Addio. Il Colosseo l'ha distrutto. Vai a Roma e poi muori, dicono. No, non è vero, però. Brava Kuneko. Ti devo far livellare il prima possibile. Un altro ufficio liberato da questi vermi. Ottimo lavoro, Geko. E dove si trova il prossimo? Nel Mar Perduto. Qua sopra. Beh, ci arriviamo, ci arriviamo. Vedo un po' di ranger. Quasi quasi combattiamo, Eugenio. Così livelliamo. Che dici? Ah, ma sei un cultista. Getto di neve, ok. Oh, ma i primi in giro sono un po'... L'unico bello bello è stato ecolocazione. Allora, vediamo l'elfo come si trasforma. Ok, bello. È diventato Link. E il furioso. Ma cos'è? Spagnolo. Ma noi, quello che ci interessa ora è livellare lei. Come vi dicevo, sì, è vero, dovremmo iniziare a pensare a una squadra di creature più forti. Ma è anche vero che dobbiamo vedere cosa ci offre il gioco e iniziare a pensare anche a quali membri fra quelli che abbiamo ad ora ci saranno più utili. No, non è vero, devo farmi il giro lungo. C'è il muro qui. Mi ero dimenticato di questo dettaglio. Ciao. Ah, però aspetta, forse quello è lo shortcut. Sta cosa del martello in testa ogni volta mi fa morire. Abbi un po' di fede, fra. Allora, questo. Oh. Non era quello che speravo. Vabbè, non importa. Come si apre? Da qua. Però mi sa che mi fa entrare dentro, vero? Non era quello il mio obiettivo. Ma c'è Kuneko! Vuoi vedere che posso... No, non credo. Lo spero. Non lo so. Non so cosa dire. Ciao, Kuneko! Ciao! Ehi! Ehi, amico del creatore Felix. Mi sono allenata. Lascia che ti mostri quanto sono forte. Porca miseria. Ok, no, 29. La voglio tentare. Non ammazzarmela. Non uccidermela, ti prego. Oh, grazie. Il terracotto va benissimo che è morto, va benissimo. Dite che la possiamo catturare? Dite che possiamo? Allora. Se questa cosa è possibile, ed è possibile... Sì, possiamo catturarne altre, che bello! Ti prego, fatti catturare, piccolo... 7%, è tanto bassino. Mi sa che lei è una cattura difficile, sai?
Mi sa che lei è una cattura difficile. Aia, letteralmente. 24% è poco. Lo so, hai ragione, Eugenio. Ma purtroppo è normale. Sai cosa mi servirebbe? Allora, aspetta. Tu ce l'hai attacchi multipli? Sì. Ascoltami, Eugenio. Devi fare un buon lavoro qua. Due colpi. Va bene tutto. Due colpi, però. È bassissima la possibilità, cacchio. È poco, però. No, su di me. Detta. Già è bassa la chance. Però se ce la facessimo, cacchio, sarebbe tanto. Lo so, è difficile questa cattura. Stiamo tentando di catturare praticamente un mezzo leggendario qui. Purtroppo mi sa che dovrò lasciar perdere. Dovrò lasciar perdere e comprarmi qualche nastro tipo aria, nel caso la rincontrassimo. Guarda se non mi crepa Eugenio. Guarda se adesso non mi crepa. La tento un'ultima volta. Boia, che male. Beh, 28, non male. Non su di me. Ok, però 28, cavolo, è rimasto. Aspetta, 30%. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo due cuneco, sì, cazzo, ce l'abbiamo fatta, vaffanculo, ce l'abbiamo fatta. No, non mi sconfiggerai tanto facilmente. E si trasforma pure. Ho già ottenuto quello che volevo, quindi. Tu per me sei morta. Cuneco, grazie, è stata una gran bella battaglia. Però ne valsa assolutamente la pena. La prossima volta ti batto. Certo. Ecco fatto. Ora sì che abbiamo abbassato lo shortcut. Tra l'altro sono contento di averne presi due di Cuneco adesso, perché mi piacerebbe vedere una doppia fusione fra lei e la sua versione evoluta, lei e lei, e lei evoluta due volte. Sarebbe davvero figo da vedere. Ma può essere che la partenza programmata sovrascrive quella casuale e ogni volta che usa quella casuale usa due volte lo stesso attacco? Che c'è qui? Ah! Ecco cosa c'era. Ok, eccoci arrivati. Giriamo la pedana. Il pallottolotto è proprio pum, volato via. Eccoci arrivati. Ingranaggi rasoi. Colpisce un bersaglio più volte con priorità minore rispetto alle altre mosse. Colpo critico se in vantaggio di tipo. Con priorità minore. Però non dice che è più lenta, dice la priorità. Fra lei e attacco rapido andrebbe sempre prima attacco rapido. La prossima base dei succhiaterra si trova qui, giusto? Eccoci qua, grazie. Non mi aspetto nulla, onestamente. Ha una chance di usare la mossa successiva nella lista a fine turno. Fa vedere se la può usare qualcuno in particolare, sì. Sai che la proverei? Con Eco sale al quarto livello, muro elementale non è granché, ma meglio di nulla. Quello sarebbe una bella idea, sai? Il muro elementale. In realtà non era pianificato che lui diventasse il mio mostro principale, però cazzo, tanta roba. Se salti una rata del muto, congeleremo i tuoi beni. Letteralmente, cioè mi fate una magia di ghiaccio e non li posso più toccare? È un pinguino, tra l'altro, lui. Donna mia. Il devasto più totale. Non capisco se sono avanti di livello io o... Al momento tutti i nemici che incontriamo sono abbastanza sotto. Aia, ora i miei beni sono scongelati. Eh già. Quante case ancora ci mancheranno di queste? Per fortuna non è così difficile risolvere tutti questi piccoli enigmi. Ehi là! Se non ve ne andate immediatamente saremo costretti a sfrattarvi noi stessi. Provaci. Vediamo se la ammazziamo con un colpo solo. No, peccato. Allora, inizia a sputarli, tanto sei di tipo acciaio e tu fai quello che vuoi. Esatto, meno difese. Tutte queste combinazioni a me fanno impazzire, veramente. Sotto certi punti di vista è davvero molto più avanti di Pokémon sto gioco, ma davvero tanto. L'evoluzione, fighissima.
All right. Non avevano alcuna possibilità. Andiamo? Quante ne mancano? Non credo che ne abbiamo altri per ora, vero? Esatto, quindi tutto ciò che ci rimane da fare è tornare o a Nuova Viral nella speranza di trovare altre informazioni o girare per queste parti di mondo nella ricerca di altri succhiaterra. E direi che la seconda opzione non è così terribile, se non ci danno informazioni, sai? Dammi un po' di nastri, per favore, che ne ho consumati un bel po'. E nessuno sembrerebbe avere informazioni per ora. Questo combattimento mi ha dato la mia risposta che volevo e mi ha dato anche di più, nel senso che grazie a ecolocazione, quando facciamo il muro ce ne dà due e soprattutto ci toglie il 20% di vita. Grazie per la tua incessante assistenza nella causa della scienza, amico mio. Hai dato un buon esempio a tutti noi. A caccia. Oh, facile. Se vuoi aiutare ulteriormente la mia catalogazione, vieni di nuovo a parlare con me. Ci sarà sempre qualcosa di nuovo da indagare. Greetings. Tipo... Goodness gracious. Permacco 53, grazie al tuo lavoro, eccoti un compenso per il tempo impiegato. Ah, questo è buono, questo è buono. Più ne cataloghiamo, meglio è. Ottimo, ottimo, ottimo. Torneremo più avanti. Allora, ho un sacco di robina buona allora qui. Ne abbiamo 32. Li metterei, non ti dico tutti, ma una buona percentuale in più di registrazione. Cacchio, se l'avessimo avuto prima sto potenziamento quando abbiamo catturato Kuneko, forse non sarebbe stato così infernale cercare di catturarla. Dunque, non ci rimane che controllare l'ultima parte della mappa. Io ti direi di iniziare proprio da questa parte, sai? Fuoco rapido, più volte con priorità sulle altre mosse. Carino, carino. E questo è arrivato al quinto livello. Fantastico. E facciamo evolvere prima Kuneko. Bellissima. Kuneko splendente con... statistica abbastanza round. Mentre tu come ti evolvi? Una specializzazione, attacco da mischia o velocità? Attacco di mischia? Ah giusto, il re. E quindi ce ne manca un altro. Questo l'avevamo visto prima. Lui però c'ha un'altra evoluzione. Forse come per altri una nuova mossa ti serve? Ok, lui che è di fuoco può imparare delle mosse anche di tipo acciaio. Ti ho sentito arrivare almeno da 200 metri. Se volessi cogliermi di sorpresa, non ci sei riuscito. Ok. Judas Knight. Judas Knight, capitano Ranger, survivalista esperto. Il mio lavoro è restare in vita, a qualunque costo. È più facile a dirsi che a farsi quando devi sopravvivere su un'isola che pullula di predatori feroci. Siamo molto lontani da casa e l'unica cosa che ci separa dalle bestie è l'abilità di elaborare strategie. Quando si fissa un mostro dritto negli occhi, l'unico modo per uscirne vivi è essere sicuri di aver vinto la battaglia. Allora, vuoi una lezione di sopravvivenza di prima mano? Ho saputo che sei l'apprendista Ranger. Vuoi sfidare il capitano? No, grazie, guarda. Non sei pronto, saggia decisione. È bello sapere che conosci i propri limiti. Ok, no, in realtà non è vero che non sono pronto. Facciamo evolvere il mai morto, che diventa ancora più veloce e con anche altre buone statistiche. Non è male, buono. Oh, nuove informazioni. Stavo parlando con Miss Piper, è presente quella che gestisce la fattoria sul torrente? Crede che Succhiaterra abbiano aperto la bottega da qualche parte vicino alla sua fattoria. Oh, finalmente. È preoccupante, vero? Quella fattoria fornisce gran parte del cibo di Arbor Town. Se Succhiaterra ne prendesse il controllo... Che è esattamente dove dovevamo andare. Tanto sicuro ce n'è anche qualcuno lì sulla montagna di ghiaccio. Quindi Eugenio, andiamo e compi il tuo destino. A che livello sei tu? A chi si figlia? 39. Beh, siamo al livello 39... Volendo tentarla, secondo me possiamo farcela. Ghiaccio fulmine. L'acciaio fa il danno sul ghiaccio. Il fulmine con l'acciaio diventa conduttivo. Potrebbe essere difficile, però la tentiamo. Pam! Addio al tetralato. E addio anche all'elfo. Ah, ecco cosa serviva allora la batteria. Serviva per questa parte, forse. Oh, questo non ce l'abbiamo. No, non ce la facciamo. Troppo forti. Prendiamo la batteria. Qua, secondo me... Esatto. C'è un modo per arrivare di sopra. Dopo la batteria la riprendiamo. E tra l'altro, fammi... Ah, no, 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 aspetta, forse... Non è come penso. Per un attimo ho pensato che dovevo entrare dalla finestra. Allora è mio! E lo attiviamo. Cosa sei? Non... Salviamo. È Gesù Cristo di cristallo. Bello. Bellissimo. Guarda come sei incazzato. Secondo me è troppo alto di livello. Gleinstein, fata 37. Ok, è di vetro.
Non ne si trovano molti di vetro in giro, o sbaglio a non ammazzarmela? Uff, meno male. Ok, ok. Non possiamo usare attacchi di tipo acciaio, perché sennò questa con tre colpi si ammazza. Ok, ce l'ha con Eugenio. Allora, ce la possiamo fare, dobbiamo fare attenzione però. I fragili tipo vetro vengono frantumati facilmente dai soliti attacchi tipo metallo. Questa sparpaglia ostacoli taglienti nel campo, aia. Mentre attivo tutti i bersagli che usano attacchi di mischia subisco danni dalle schegge. Attenzione, meno male che siamo entrambi attaccanti a distanza. Uff. Quindi non è la risonanza, meglio ancora allora, meglio ancora per noi. Tu, ovviamente, lo attacchi con le sette meraviglie, come al solito. Tu, Eugenio, ovviamente, cerchi di catturarlo. 10%. Ok, meno male che non ha attaccato noi. Cioè, che non ha attaccato Eugenio. Ok, secondo me ce la facciamo. È un po' come Kuneko qua. Dobbiamo avere fortuna. Tanta fortuna. Al primo tentativo. Sì. Abbiamo catturato il cazzone di vetro. Minchia, quanto è veloce. Poca difesa. Però chissà se è ricatturabile, tra l'altro. Ecco qui la batteria. Che cosa appare? Oh. Huh. Questo non era previsto. Allora, ci entro un attimo solamente per sbloccarla. Un'altra stazione ferroviaria, eh? Quest'isola nasconde molti segreti. Ma usciamo subito. Io e te, Eugenio, torniamo alla nostra dimissione. Eccoli qua. Ehi là! Con un mercato immobiliare regolamentato, Nuova Virra registrerebbe un notevole crescita. Non c'è bisogno di opporsi al progresso. Livello 41, cacchio, sono superiore a noi adesso. Aia. Ora sì che sì, inizia a fare dura. Perfetto, sono in confusione tutti e due. Doppia stella cadente. Arca troia, ci ha pietrificato. Cos'è? Gambetto? I personaggi con gambetto hanno statistiche notevolmente più alte, ma vengono sconfitti. Oh! È quella carta che abbiamo anche noi, ho capito. Ah, pure! Ma porca. Spero che almeno mi tolga la pietrificazione. Ok, mi ha tolto almeno la pietrificazione, almeno quello. Si stanno adattando al nostro livello ormai. Uno almeno è meno veloce e anche l'altro è stato colpito. Oh, che palle sta gente. Sì, poi niente più. Oh, porca di quella miseria. Ammazzalo l'altro, ti prego. Ok, così questo non evoca. Ne rimane solo uno. Mi dispiace, l'hai voluta rischiare, ora sei morto. Ehi, sto scontro è stato bello tosto. Che ne direste di un colloquio con il nostro direttore al quartier generale dell'associazione? Potremmo raggiungere un accordo vantaggioso per entrambe le parti. Vi darò le indicazioni per arrivare sul posto. Ehi, what? Eugenio! I succhi a terra hanno una base operativa centrale. È la nostra chance di fermarli una volta per tutte. Forza, non abbiamo tempo da perdere. Dove si trova? Lì in mezzo. Te l'avevo detto che si trovava in mezzo all'unico punto che non avevamo ancora visitato. Te l'avevo detto. Orca miseria. Questo da dove è uscito? Livello 39, tra l'altro. Siamo in una zona bella avanzata, mi sa. Allora, sono belli tutti e due. Ma mi sa che punto a lui. Non ho quelli di terracotta, quindi mi tocca quello di cromo, perché sicuramente sei un mostro particolare. Particolare un cazzo, mi sa. Un po' esagerato forse. Bon, cattura effettuata. Oh, man. Figlio di una gran trappola. Non mi aspettavo certo un colpo omicida su Eugenio io. Questo ce l'abbiamo, sai che non mi ricordo. Ok, qua abbiamo un falò. Scusami, non avevo voglia di combatterti, perdonami. Più sono i nemici, migliore è l'allenamento, no? Questa terra non mostra clemenza, forestieri. Venite, combattiamoli per pari numero. Livello 40. Ma sono adattati al mio livello o siamo in una zona bella avanzata? Mi sa la seconda, sai, è arrivato a questo punto. E no, non ce l'abbiamo. L'ho confuso con un altro. Proviamo a registrare lui. Con uno normale. Intanto
cerchiamo di abbatterne altri due. 50% con un nastro normale è anche buono in realtà. Ok, ti prego Eugenio. Bravo Eugenio. 100%. Vediamo. Ok, si è abbassata di un bel... Aia. Di un bel po'. Ma non era comunque questo il mio obiettivo. In realtà era perdere il turno. Neanche tanto altro in realtà. Anche perché 7 meraviglie se la cava molto meglio. Eugenio, registralo tu. 57, ok, non è male. Ma dai! Vabbè, l'importante è che uno dei due muoia, che così abbiamo meno casini. 100%. Ovviamente colpisce sempre quello che sta registrando, bravo. Però sei catturato, mi dispiace. Sembra quasi un'evoluzione alternativa. Schele melma. Non ti consiglio di mangiarla, ma può comunque essere utile per qualcosa. Che cosa? Non lo sappiamo, però. Donna misteriosa. Meglio fareste ad andarvene prima che quei malvagi ritornino. Non avete motivo alcuno di trattenervi in un luogo come questo. E dai, siamo compagni di battaglia, dici almeno il tuo nome. Sono Viola di Messina. Ah, ciao. Non sono combattente di natura, ma questo luogo mi ha obbligato a diventare tale. Non intendo gravarvi con i miei fardelli. Qual è il tuo fardello? Dopo lunga peregrinazione per mare ho perduto mio fratello fra i flutti. Se non sono annegata io, forse anche egli è giunto su questi lidi. Lo vado cercando da alcune settimane. Un'anima gentile mi ha donato questo curioso congegno e mo' di protezione. Se vi giungesse voce di mio fratello Sebastian, mi troverete accampata ad est di qui. I miei saluti. Ok, cercheremo tuo fratello. E cosa troviamo qua dentro? Muro di metallo. Vieni Eugenio, andiamo a riposare. La nostra missione dobbiamo terminare. Anzi, mi correggo, la tua missione dobbiamo completare. Lì c'è una cesta su cui dovremmo indagare. Ah, questa è la fattoria. Scusi, mi prendo la sua cesta. Hello. Ciao, gentile da parte tua venirci a trovare qui. Resterei per un po', sei solo di passaggio? Non lo so, ma queste zucche mi sembrano interagibili. E quel pollo? Ok, questo non me l'aspettavo. Volevo catturarlo, sai? Ciao amico, sei venuto a risolvere il nostro problema della melma? Problema di melma? Prego, quel ponte laggiù collega noi qui alla fattoria ad Arbor Town. Gran parte dei prodotti freschi consumati in città viene da qui. Purtroppo certe creature melmose di qui sono diventate un po' troppo turbolente di recente. Hanno incollato il ponte. Non è un problema però, insomma, sono sicuro che prima o poi spariranno. Nel frattempo sentiti libero di riposare qui. Ah, non mi aspettavo questo tipo di interazione. Mega melmetro. Vabbè, livello 40, ci siamo. Per fortuna siamo di tipo acciaio, quindi non dovremmo avere problemi. Anche se fa abbastanza male il fra, eh. Da questa parte di mondo effettivamente i nemici sono belli potenziati, eh. 7 meraviglie nella speranza di tipo addormentarlo. E con questo dovremmo fare... No, è più veloce di noi, non ucciderci, non ucciderci. No, Eugenio, mi si avviva quel colpo, bastardo. Addormentalo, ti prego. Ok, va bene, va bene, va bene. In realtà, guarda, non è terribile la cosa, sopravvivi. Bravo, bravo, è esattamente quello che speravo facessi. Perfetto, si sono divisi. Noi siamo ancora più veloci per un turno, quindi doppio 7 meraviglie. Speravo di fare un pelo più di danno. Questo è morto, fantastico. E anche questo è andato, fantastico. E il ponte finalmente si abbassò. E questo secondo me è un grande shortcut. Grazie amico, stavo cominciando a preoccuparmi per tutta quella situazione. Usiamo le schele melma come concime. Immagino che si sia accumulata nel terreno e abbia formato quella creatura. Senti, se vuoi provare a usare la melma per far crescere i raccolti, accomodati pure. Me lo stai proprio chiedendo? È una cosa che dovrei provare a fare.